Amici di Border Knights, ben ritrovati dopo la pausa musicale. E intanto vado a salutare un po' prima del solito, ma c'è sempre un motivo. Tom Bosco, ciao Tom. Ciao a tutti, ciao Fabio, buonasera. Buonasera. E questa sera andiamo ad accogliere Mario Hausmann, che saluto. Grazie Mario. Ciao a tutti, buonasera e namaste a tutti quanti. Bene. È carico, allora, è carico. Allora Tom, intanto è davvero un ospite che ci è stato richiesto e che ha scritto un libro, insomma un vero e proprio manifesto della sociosofia. Sì, ne è uscito un'opera monumentale, cioè infatti è un po' stato come... Ha scritto un'opera monumentale di cui appunto parlo nell'introduzione. Lui ha scritto Il manifesto della sociosofia, che è un'opera in tre volumi di oltre 700 pagine l'una, che è, per carità, è veramente interessante, documenta, diciamo così, il suo pensiero in maniera... decisamente esaustiva. E come ho scritto anche nell'introduzione, nella mia prefazione all'introduzione alla sociosofia di cui parlerò fra un attimo, questo sì, intanto insomma voglio spiegare un po'. Perché qualche anno fa, appunto, mi venni contattato da questo Mario Hausmann che mi diceva: ah, ho scritto un'opera che praticamente è la soluzione di tutti i problemi. Cioè, io, sai, voglio dire, puoi immaginare col lavoro che faccio da tanti anni, quanti personaggi strani mi sia capitato, con quanti personaggi strani mi sia capitato di interloquire, quindi, e di tutti questi personaggi, ognuno che aveva sembrava la soluzione di tutti i problemi possibili e immaginabili. Quindi, sì, sfortunatamente, o forse fortunatamente, chi può dirlo, presi un po' sotto gamba questo primo contatto, questo primo approccio di Mario con me, e feci molto male perché, come appunto dicevo prima, come ho scritto anche nella prefazione al libro di cui parlerò fra un attimo, invece qualche tempo dopo venni contattato da un mio carissimo amico, si chiama Andrea Ricucci, che saluto da qui se ci sta ascoltando, che lui invece, essendo una persona molto interessata a queste tematiche, eccetera, aveva avuto modo di papparsi tutto il manifesto, tutti e tre i volumi del manifesto, e ne era rimasto veramente estasiato. Essendo una persona caratterizzata da un grande entusiasmo, mi contatta e mi fa: guarda, dobbiamo assolutamente incontrare Mario qua, là, su, giù. Al che, insomma, ho rivisto un po' la faccenda. Ci siamo incontrati con Mario. Mario, tra l'altro, poi mi aveva inviato il suo manifesto, che ho avuto modo anch'io di leggere ed apprezzare, e mi sono reso conto che avevo sbagliato a prendere sotto gamba questa cosa. Cioè, d'altra parte, mettetevi un po' nei miei panni, ripeto, io vengo un po' contattato da decine di persone sulle tematiche più svariate, e chiaramente tendo a mettere le mani avanti quando qualcuno, diciamo così, sembra che abbia, sì, insomma, ci sono molte persone che pensano in buona fede di avere la soluzione per questo, per quello, per quell'altro, ma poi quando vai a scavare un po' la faccenda ti rendi conto che il più delle volte non è esattamente così. E quindi inizialmente il mio mancato approccio con Mario fu dovuto a questo. Niente, ci siamo incontrati con Mario, abbiamo fondato insieme l'Associazione Sociosofica Italiana,
io sono mi pregio di essere un socio fondatore di questa pregevole associazione, a cui tra l'altro invito tutti lo troverete su Facebook, la pagina dell'Associazione Sociosofica Italiana, dove troverete un mare di informazioni e di spunti per poter valutare da voi di che cosa stiamo parlando qui. Ad ogni modo, parlando con Andrea, parlando con Mario, si è pensato, siamo giunti anche diciamo così, a riscontrare un dato oggettivo. Bellissimo il manifesto della sociosofia, che invito chiunque abbia seriamente voglia di informarsi e di studiare, appunto, di acquistare quest'opera molto importante. Però, ovviamente, al giorno d'oggi, chi è che ha voglia di approcciare, voglia o tempo di approcciarsi ad un'opera così mastodontica? Nel senso, ci vuole impegno per papparsi tre volumi di oltre 700 pagine l'uno, e quindi con Mario si è convenuto di... insomma, l'ho strigliato un po', ho detto: Mario, senti, ma perché non condensiamo il sunto dei tre volumi, gli elementi essenziali che trasmettono, che danno un'idea di che cosa sia la sociosofia, di che cosa la sociosofia possa davvero fare per il mondo, e apro e chiudo la parentesi, può fare davvero la differenza, ve lo dico io, perché non tutto si può condensare. I semi, si può condensare il pensiero della sociosofia in un volume di poche pagine, insomma, di 200 pagine o poco più. E così è nata l'introduzione alla sociosofia, che è stata pubblicata da Verde Chiaro Edizioni, che è un libro, secondo me, eccezionale. Dico, è veramente un libro eccezionale perché riesce comunque a trasmettere l'essenza della sociosofia, condensata in pagine molto scorrevoli, in maniera molto facile da comprendere da parte di chiunque, e come peraltro avevo anche notato già nell'Opera Magna, il modo di scrivere di Mario. A parte l'importanza degli argomenti che tratta cioè, diciamo così, non solo l'importanza, ma anche il modo di esporli, quello che mi è piaciuto sia nell'Opera Magna, diciamo così, che in questa introduzione alla sociosofia, è che leggendo ti nasce proprio l'entusiasmo, cioè ti viene voglia di... Sì, Capri, si può fare, come dice Frankenstein, il dottor Frankenstein in Frankenstein 1. Sì, può fare. Cioè, quindi, laddove il pensiero imperante cerca di farci credere che noi alla fine, per quanti tentativi e per quanta buona volontà si abbia, non possiamo cambiare il mondo, perché sembra, se il mondo è fatto così, dovete... mettetevela via, cosa volete fare? Come si dice quando si dice a uno, ma cioè si cerca praticamente, scusate se mi impappino, ma è che sto cercando di seguire, come al solito, l'onda dei miei pensieri. Nel mondo moderno si cerca di dare a intendere all'individuo, che infatti reagisce sempre con la classica risposta, no? Si tende a far credere all'uomo che in realtà non ha un vero potere di cambiare le cose. Infatti, quando si discorre con altre persone, molto spesso salta fuori: vabbè, ma io cosa ci posso fare? Cioè, alla fine io singolarmente non posso fare niente. Questo è un po' lo schema e il pensiero dominante nella società moderna. Invece, la sociosofia ti fa capire che singolarmente, che il cambiamento parte da noi, e possiamo davvero, sia singolarmente che soprattutto collettivamente, fare la differenza, fare non molto, fare tutto. Possiamo veramente cambiare il mondo, la soluzione c'è. E quindi, che posso dire? Io direi che possiamo
tirare in ballo Mario e sì. Farci spiegare da lui, direttamente da lui, così insomma non l'abbiamo invitato per niente, la sociosofia identifica il problema principale del mondo, dei mali del mondo odierno, vero Mario? Puoi spiegarci in poche parole qual è il problema principale da risolvere sopra ogni altro? Faccio una piccola parentesi, un preambolo. Sì. Vorrei prima spiegare un pochino di che come è nato questo libro. Sì, va bene. Il libro è nato perché tanti anni fa qualcuno mi ha incaricato di trovare di fare un compendio di tutti i problemi che abbiamo nel mondo, trovare la loro radice comune e le soluzioni adeguate. Naturalmente tutti noi conosciamo un sacco di problemi, chi più chi meno ne conosce alcuni o altri, vaccini, scie chimiche, dittatura mondiale, problemi bancari, eccetera eccetera. Questi argomenti, diciamo, complottistici stanno in tanti libri, sono disponibili, li trovi in internet, ti puoi informare, però quello che mi è stato richiesto a me è di metterli tutti assieme e di mettere a nudo la loro radice comune. Cioè di creare un filo conduttore, dico bene? Esatto. Questi problemi hanno un'origine che si trova esattamente nella piramide di potere del sistema bancario, diciamolo chiaramente. Però quello che è ancora più difficile è trovare le soluzioni anche ci sono, così come ci sono le informazioni sui problemi, però sono sparse in giro per la letteratura, stanno in biblioteche polverose, nessuno conosce le soluzioni attuali, non i politici, non gli esperti. Il lavoro che ho fatto io in 20 anni è stato praticamente filtrare tutte queste informazioni e unirle in un unico compendio. Il quando distillato poi dell'alchimista, diciamo, hai fatto un po' l'alchimista. Quando poi questo benedetto manifesto era pronto, mi sono reso conto che era una cosa enorme che non si poteva assolutamente vendere, perché nessuno oggigiorno è interessato ad affrontare un libro di tali dimensioni senza sapere prima cosa c'è scritto dentro. A questo punto è intervenuto un amico, Don Bosco, il quale prima mi ha ventilato l'idea di farne un bignami, di riassumerlo all'essenziale, e quando io poi non me la sentivo perché la mole di informazioni era talmente tanta che io mi sono detto l'ho già concentrata in 2000 pagine, come faccio a concentrarla in 200? Ma Tom mi ha lavorato, mi ha motivato, è stato lui il motore che ha fatto nascere l'introduzione. Questo naturalmente rende il discorso molto più accessibile a un pubblico molto più vasto. Mi sto sciogliendo. Sì, quindi arriviamo al punto. Che cos'è la sociosofia? Esatto. La sociosofia è giusto che lo spieghi tu più che lo faccia io. Quindi che cos'è la sociosofia? È semplicissimo. La sociosofia è essenzialmente un nuovo paradigma. Un paradigma è un modo di vedere il mondo, quindi se cambia il paradigma cambiano tutte le basi della nostra società. Il paradigma sociosofico parte dal discorso che la radice di tutti i nostri problemi sta nel sistema monetario, e quindi dobbiamo partire da una riforma del sistema monetario per risolverli. Dopodiché potremo finalmente riformare anche tutti i nostri altri sistemi, come la giustizia, le infrastrutture, eccetera, tutte quelle cose che oggigiorno non ci vanno bene. Beh, un aspetto molto importante è che mi sembra opportuno sottolineare in questa sede, è che la sociosofia, che tra l'altro si può tradurre come la dottrina del buonsenso, giusto? Sì. Il buon senso delle persone, il buon senso della gente, che è una cosa, la saggezza comune delle persone. Esiste ancora, ma nel pubblico manca del tutto. Sì, d'accordo. Però un aspetto molto importante che mi ha colpito nella tua opera è il fatto che la sociosofia nel suo complesso si richiama essenzialmente al mondo naturale, cioè alla saggezza della natura di cui noi facciamo parte, giusto? Beh, ovvio, perché se
Il fatto che il nostro mondo sia fuori fase è perché il nostro modo di vivere si è allontanato da quello che è il ritmo, Questo, l'armonia della natura. esattamente, esattamente. Il fatto è dovuto al fatto che, come già aveva riconosciuto Aristotele, una moneta che è accumulabile è contro natura e quindi, siccome il sistema monetario, i soldi che abbiamo in tasca condizionano tutta la nostra vita, tutto il nostro apparato sociale è condizionato da un fattore naturale. Questo è ciò che determina il modo di vivere innaturale che abbiamo collettivamente raggiunto e che ci rende tutti infelici perché ognuno vive in una maniera diversa da come vorrebbe veramente vivere. Volevo Certo. chiederti, Mario, proprio perché è questa dimensione, no? Soprattutto in chiave economica, e quindi le banche, o anche altri tipi di poteri che operano nella nostra società sembrano poteri invincibili, cioè per il singolo è difficile sottrarsi a certe logiche. Ecco, come si può uscire da questo? Dunque, la sociosofia, oltre ad essere un compendio di tutti i problemi, è anche un compendio di tutte le soluzioni. Quindi, quello che noi intendiamo come riforma monetaria è solo una parte. La sociosofia, propone anche un sistema politico completamente diverso, un sistema politico fatto a rete, cittadini che si interconnettono tra di loro, che si conoscono personalmente, un sistema fatto un po' come la rete neurale del cervello. E questo, se riusciamo a costruirlo tra amici sociosofi come inizio, come un piccolo nucleo, e poi a espanderlo facendo co conoscere queste innovazioni a tutta la popolazione, credo che in breve tempo possiamo creare un sistema che vada a sostituire quel sistema politico, partitico, parlamentare che non ha soddisfatto le nostre aspettative. Senti, Sì, Mario, capisco. una parte. Hai finito di rispondere o No, posso? dimmi. No, è che uno dei capitoli del tuo libro, secondo me, tratta un argomento molto interessante. Volevo che spiegassi un po', introducessi un po' il tema del capitolo 6, cioè la riforma fondiaria e, visto che se ne parla tanto, del reddito di cittadinanza. Vuoi spendere due parole per raccontarci un po' queste due cose? Sì, essendo una rivoluzione completa di tutto il sistema, introducendo la nuova moneta e il nuovo sistema politico, decadono tutte quelle strutture che noi conosciamo come l'assistenza sociale, le tasse, eccetera. Ma lo Stato si deve pur finanziare in qualche modo. Una parte dei finanziamenti dello Stato vengono dal canone monetario, che è un concetto introdotto da Silvio Gesell, che la moneta non può essere proprietà del portatore, ma rimane proprietà della collettività e il portatore è proprietario del valore trasmesso da quella moneta. Questo è un lato. L'altro lato, invece, è che qualcuno, inizialmente, in tempi preistorici, non si sa quando, ha cominciato a considerare proprietà privata il terreno. Il terreno, che è sempre stato di tutti, di chi ci sta sopra, ha cominciato a essere una cosa privata, a essere recintato, e oggigiorno praticamente tutto il terreno del mondo è proprietà di qualcuno. Questo di solito è iniziato con un crimine perché qualcuno ha scacciato gli abitanti o li ha corrotti. Comunque, la sociosofia propone di riportare nella proprietà collettiva tutto il terreno. Quindi si dovrebbe creare un ente che man mano acquista tutti i terreni esistenti sul suolo nazionale, che abbia un diritto di prelazione in caso di morte, e quindi praticamente il suolo, quello che è la base di natura di tutto quanto, verrebbe di nuovo a essere proprietà collettiva. Naturalmente nessuno verrebbe espropriato perché rimarrebbe all'individuo che ha la casa sul terreno, che ha la fabbrica, tutte le infrastrutture, eccetera, rimarrebbe il diritto di superficie, che è una specie di
diritto di rimanerci, di stare lì. Quindi se io ho una casa, sono ancora proprietario della casa, ma non del terreno sul quale questa casa sta, che mi è stato acquistato dalla collettività. Quindi sono stato indennizzato per il terreno. Dà un po' l'idea, perché è un discorso molto complesso, che appunto ho esplicitato bene nei miei libri, ma che così in due parole è un po' difficile da esprimere. Sì, ho capito benissimo. No, perché appunto, come dici tu, anche nell'introduzione alla sociosofia ricordo che era spiegato piuttosto bene, ma mi rendo conto che un po'. Cioè, perché mi metto un po' nei panni di chi si sente dire: ah, ma che praticamente il terreno che è stato dei suoi nonni, dei suoi padri, eccetera, gli viene praticamente. Non è che gli viene espropriato, praticamente non diventa più una. Non è più di sua proprietà, ma non cambierebbe assolutamente nulla ai fini pratici, perché la casa che è costruita lì, le infrastrutture che utilizzano quel terreno, eccetera, non, cioè, al lato pratico non cambierebbe nulla, si tratterebbe semplicemente di un cambio di paradigma, cioè di visione, di vedere le cose, ma dal lato pratico non cambierebbe nulla, se non in meglio, forse, giusto? Quello che cambierebbe dal lato pratico è che, siccome lo Stato nel nuovo sistema non tassa più il lavoro e la proprietà dei cittadini, lo Stato si mantiene offrendo dei servizi. Cioè, quello che sono i servizi dello Stato, lui li finanzia con dei servizi che offre alla cittadinanza. Uno di questi servizi basilari è il denaro, che Sì. tutti utilizzano e quindi devono corrispondere qualcosa alla collettività per poter utilizzare questo mezzo, e l'altro sistema di finanziamento dello Stato è il suolo, cioè ognuno ha qualcosa di piazzato sul terreno. Per questo, per questo utilizzo deve indennizzare la collettività del valore d'uso di quel terreno che sta utilizzando. Perfetto, sì. E queste sarebbero le due nuove entrate dello Stato, che sono più alte di quello che gli entra oggi attraverso la tassazione, e libera completamente tutto il sistema sociale dalla burocrazia, dal controllo. La sociosofia propone di mettere tutti i sistemi naturali in armonia con la natura. Quindi dobbiamo partire dalle basi di questo discorso. Sì, spendi due parole sul reddito di cittadinanza di cui tutti si riempiono la bocca al giorno d'oggi, cioè il reddito di cittadinanza secondo la sociosofia, la visione sociosofica. Il reddito di cittadinanza, come è stato proposto dai politici finora, è una fesseria. Sì, Perché su non è questo un siamo reddito d'accordo. di cittadinanza, non tutti i cittadini ne possono godere. Quello che vuole la sociosofia è che ogni essere umano, dal giorno in cui nasce fino al giorno in cui muore, se è cittadino di questa nazione, riceva un reddito tale da garantirgli una vita dignitosa indipendentemente da quello che fa. Se poi ha dei desideri più grandi, vuole comprarsi la casa, vuole diventare ricco, beh, allora c'è il lavoro. Con queste entrate delle quali parlavamo prima dello Stato, che sono molto maggiori di quelle attuali, lo Stato potrebbe erogare a ogni cittadino qualcosa come 2.000 euro attuali, che libererebbero chiunque da qualsiasi Forma di schiavitù o di dipendenza da qualcosa o da qualcuno. preoccupazione materiale. Poi, naturalmente, uno con 2.000 euro non è che fa i grandi salti, va a fare i crociere o si compra castelli. Per queste cose qui ci sarà lavoro, però un simile sistema porterebbe anche una certa equità nel mercato del lavoro, nel senso che nessuno deve più vendersi a Giusto. qualsiasi prezzo, e quindi può contrattare una remunerazione adeguata alla prestazione che gli viene richiesta. Sì, e oltretutto penso che ai critici che dicono: ma se esistesse un sistema del genere nessuno lavorerebbe più. Ma cioè, chi è? Va bene, magari. No, questo Cioè, è il contraddetto della psicologia, l'essere umano ha bisogno di un'attività sensata per sì, realizzarsi. esatto. A E me è un poi discorso che non sta in piedi questo, ha secondo me. continuamente nuovi desideri.
se io ho un cavallo da mantenere o voglio comprarmi una barca, ho bisogno di soldi, devo lavorare. Sì, ma indipendentemente da diciamo, indipendentemente da quello che hai appena detto, io credo che proprio, non dico nessuno, ma la maggior parte delle persone non riuscirebbero mai a stare lì senza esprimere la propria creatività e la propria. E i propri talenti in una forma lavorativa, che però perderebbe cioè non sarebbe neanche più un lavoro, sarebbe No. semplicemente un modo di esprimersi che viene retribuito e che quindi permette di godere di una maggiore prosperità economica, chiamiamola così, giusto? Rendiamoci conto che il lavoro non è solo quello economicamente retribuito. Il lavoro che fa una mamma che Ecco, per il esempio. lavoro che uno che fa uno quando assiste un vecchio, il lavoro che fa uno a dipingersi semplicemente lo steccato del giardino, sono lavori utili. Però non, sono completamente al di fuori della sfera economica, Certo. dando alle persone una base esistenziale. Tutti questi lavori socialmente molto utili, ma non remunerati, possono fiorire. Certo. E secondo te il percorso che si sta facendo, c'è cioè chi parla da anni, no, di risveglio di coscienze, che al di là di quello che il potere fa vedere, in realtà c'è un risveglio di coscienza sempre più grande da parte delle persone, cioè si sta andando nel percorso dell'umanità verso questo tipo di direzione? Il risveglio delle coscienze è evidente perché sono proprio i fatti pressanti che spingono gli esseri umani a prendere coscienza. Quello che noi vogliamo fare e stiamo facendo è unire tutte queste coscienze in una forza sociale. E questo significa costruire una rete organica di cittadini interconnessi tra loro. Perché poi quello, come spesso viene sintetizzato, no? Anche il termine stesso della sociosofia, che sarebbe il buonsenso della gente. Esattamente. Esatto, le persone devono poter esprimere questo loro buonsenso e vederlo anche realizzato. Quindi, se io oggi mi rivolgo a un politico e gli porto un'idea di buonsenso, non mi prenderà mai sul serio, come è successo a tanta gente, lo vedo in internet, persone che hanno contattato politici sui più vari problemi, non hanno ottenuto nulla. Noi dobbiamo creare una forza e questa forza potrà solo nascere dal fatto che ci connettiamo tra di noi. Persone che pian pianino si risvegliano. Beh, sul fatto che il buon senso non sia il fattore imperante nel mondo moderno, beh, ci sono infiniti indicatori a dimostrarselo. Basti vedere, insomma, potrei fare decine di esempi, ma non mi voglio perdere su questo. Perché, insomma, basta anche soltanto sentire un telegiornale o aprire un giornale o vedere, insomma. A Ma sentire quello che succede, cioè di tutto si può parlare tranne che il buon senso sia una qualità imperante nel mondo moderno. Scusa Mario, stavi dicendo? l'assurdità è imperante ed è organizzata e ci viene servita tutti i giorni. Quello che manca è una forza organizzata del buon senso. I cittadini hanno il buon senso, per questo si trovano di fronte a queste assurdità tutti i giorni e rimangono lì a bocca aperta, non sanno come reagire. Le persone di buon senso devono mettere il loro buon senso insieme, in rete, allora diventa una potenza. Ed è questo che cerchiamo di fare diffondendo il messaggio sociosofico e anche attraverso l'associazione, unire e connettere le persone che hanno il buon senso di modo che diventino una potenza. Sarà l'unica Certo. soluzione che abbiamo contro questo Moloch che sta distruggendo il mondo. Sì, oltretutto chi naturalmente rema contro questo, che sarebbe in realtà, contrariamente a quello che ci viene detto, l'indole naturale dell'umanità e dell'uomo in sé è questa, quella del buon senso. Cioè, però chi ostacola tutto questo mette in campo tutti i mezzi possibili e immaginabili per creare confusione, per creare divisione anziché unione di intenti.
E quindi vaghiamo tutti inconsapevoli l'uno dell'altro, inconsapevoli del potere che abbiamo individualmente e collettivamente, e quindi veniamo così, veniamo menati per così, menati in giro da, come pecore, anziché come Bene, uomini. questo ha spiegato con chiarezza come veniamo manipolati e a quali fini e perché Certo. non si vuole questo risveglio di coscienza. La seconda parte è appunto come generare un risveglio di coscienza e come far diventare virale questo risveglio. Noi abbiamo ognuno un potere pratico di agire. Nel senso positivo, dobbiamo connetterci con la nostra interiorità, con la natura e utilizzarne i sistemi. La natura regola tutto in maniera perfetta, un biotopo è regolato in maniera perfetta. Se noi copiamo i suoi sistemi, otterremo un sistema perfetto che ci darà esattamente quello che vogliamo, cioè una vita degna di essere vissuta e felice per tutti. Ma a me è piaciuto molto, per esempio, come hai trattato il tema delle energie che, come sai, è uno dei cavalli di battaglia della rivista Nexus. E mentre pensavo alla trasmissione che avremmo fatto stasera, mi è venuto in mente però, cioè, mi è venuto in mente però che coincidenza. Oggi andiamo a parlare di sociosofia. Ma la sociosofia, in fin dei conti, potrebbe essere il principio imperante nella società della grande Tartaria, che è una tematica di cui mi sto occupando e di cui mi sono occupato anche qui a Border Nights in alcune occasioni, appunto, che era una società apparentemente, almeno basandosi sulle poche tracce che qualcuno non è riuscito a cancellare, e a quello che stiamo cercando di ricostruire, un elemento caratterizzante di questa straordinaria società sparita, cancellata dalla storia e apparentemente finita nell'oblio, era l'armonia. Cioè, proprio l'armonia con la natura e caratterizzata da sistemi tecnologici basati su un'energia del tutto naturale, non un'energia come quella che usiamo oggi, basata sui combustibili fossili, guerre per accaparrarsi le fonti di questi combustibili fossili, energia nucleare che, domandatelo a quelli di Fukushima come si sta. O quelli di Chernobyl, insomma, niente, mi era venuta in mente questa associazione curiosa tra i dettami della sociosofia che tu hai messo insieme e degli aspetti che apparentemente caratterizzavano questa meravigliosa civiltà che per motivi a questo punto più che evidenti, è stata cancellata dalla storia e cancellata fisicamente, se non in quello che ne rimane, nelle tracce che rimangono sparse in tutto il mondo, dalla faccia della terra. Vabbè, era solo per così una Il piccola. grande genio Nikola Tesla diceva che per comprendere l'universo dovremmo ragionare in termini di vibrazione, frequenza e energia. Esattamente, esattamente. E E guarda, sì. molti, Schauberger e altri, hanno fatto questi ragionamenti e hanno fatto delle scoperte veramente eclatanti. Solo che tutte queste scoperte si sono state, come dire, occultate, nascoste. Certo. E coloro che hanno fatto queste scoperte sono stati I soliti, derisi, isolati. quelli che detengono il potere che controlla anche il mercato petrolifero, quello nucleare, loro hanno i loro interessi e non hanno nessun interesse che la gente divenga libera dalla loro schiavitù e ognuno si possa produrre tutta l'energia che vuole per conto proprio a costo zero. Quindi tutte quelle invenzioni lì ci sono semplicemente state precluse, come anche tante altre scoperte nel campo della medicina, dell'agricoltura, di tanti altri campi, noi non le possiamo utilizzare semplicemente perché qualcuno le ha comprate, le ha fatte sparire, ha tolto di mezzo lo scopritore. Fatto sta che noi non le abbiamo.
Però, ma ci sono ancora, noi le possiamo tirare fuori da queste cassette, dobbiamo solo arrivare al punto da poter decidere noi l'andazzo della storia e degli avvenimenti, e non che Giusto, ma qualcuno decida per noi. certo. Come si No, può tra l'altro, me contro. mentre parlavi, Sì, scusa, dico vai, solo vai. questa piccola curiosità storica. Mentre parlavi di Tesla, mi è venuto in mente appunto lo sconcerto del suo cosiddetto finanziatore, JP Morgan, quando Tesla gli propose il progetto della Wardenclyffe Tower, che avrebbe appunto alimentato di energia elettrica tutta la zona, tutta la baia insomma, la zona di Long Island, se non sbaglio. E trasformatori e pali e cavi eccetera, gli ha detto: ma poi cosa vedo? Antenne. No, no, ma a parte quello, cioè quando gli ho chiesto, ma come si potrebbe far pagare, cioè dove posso mettere il contatore per far pagare gli utilizzatori di questa energia? E Tesla gli disse, ma non si può assolutamente. E a questo punto questo semplice colloquio decretò anche la fine di Nikola Tesla. E poi mi viene in mente anche quello che hai detto, hai citato un altro grandissimo scienziato che pochissimi conoscono, Schauberger, le cui incredibili scoperte scientifiche sono state dettate dal fatto che lui viveva le sue giornate nella natura, nei boschi austriaci della Carinzia, credo che fosse comunque in Austria, era Osservando lì e la natura, sì. osservava e osservando capiva alcuni Copiava funzionamenti, alcuni inventando macchine meccanismi naturali, straordinarie. sì, straordinarie. Ma semplicemente osservando, facendosi delle domande, osservando quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi. Tipo, chiunque di noi è andato magari vicino a un ruscello in montagna o anche un po' in pianura e ha visto magari le trote, no? Che sono lì che nuotano controcorrente. Però nessuno si domanda come sia possibile che una trota rimane. Contrasta la corrente che gli va incontro con semplici piccoli lenti movimenti di coda. Com'è possibile? Cioè, teoricamente dovrebbe essere trascinata via dalla corrente, eppure la trota rimane stazionaria o addirittura risale i fiumi, risale i ruscelli, spendendo una frazione dell'energia che teoricamente sarebbe richiesta per farlo. Ma nessuno osserva queste cose, nessuno si fa le domande, e quindi eccoci qua. E questo è il buon senso che ogni bambino ha, ogni bambino è curioso, guarda la natura, osserva. Schauberger ha mantenuto questa sua capacità e dal movimento di una trota ha sviluppato delle straordinarie turbine. E questo è appunto quel buon senso che tutta la società cerca di toglierci, perché se no non siamo dei bravi consumatori, elettori, eccetera, non funzioniamo come rotelline dell'ingranaggio. La Socio Sofia cerca appunto di ristabilire questo buon senso anche negli adulti, di riportarci tutti in sintonia con la natura, che poi è la nostra interiorità, perché siamo biologia, siamo natura. Certo. Se troviamo Fabio, volevi. l'equilibrio con noi Sì. stessi, troviamo l'equilibrio con la natura, con l'ambiente, con tutto. Volevo Fabio, ti ho chiedere, sì, interrotto no, no, appunto no, se ma volevi. che interno, no, no. Per tornare anche appunto al discorso di prima, anche degli inganni, no, ma non solo, anche degli ammiccamenti, perché da una parte c'è una parte di popolazione che magari sicuramente è pronta anche per cambiare paradigma. Poi però, in Italia questo è abbastanza evidente, basta Da. un piccolo ammiccamento comunque, un piccolo vantaggio che il potere può dare, no? Magari a delle fasce di popolazione, per cui cambia tutto, nel senso poi queste persone per il contentino poi non accettano di perdere magari presunte comodità e via dicendo. Quindi ti volevo chiedere, ecco, se questo può essere un ostacolo e se poi alla fine lo stesso concetto di potere è una sorta di virtualità, cioè si fa credere che esista questo potere quasi invincibile, ma in realtà basterebbe poco per sovvertirlo. Vedi, il sistema che propone la sociosofia, cioè quello della rete organica, è un sistema dove nessuno può più avere potere su un altro, perché si decide tutto in collettività. Quindi
Quindi il potere stesso, questa prevaricazione di un essere umano su un altro, che uno decide e l'altro deve eseguire quello che l'uno ha deciso, questo scompare perché il potere in sé si svuota di significato, di contenuto. Il sistema è un sistema concepito scientificamente per distribuire il potere tra i singoli, di modo che ognuno possa decidere per quello che è il suo ambito, che abbia voce in capitolo. Quindi cambia completamente tutto, perché nessuno ci potrà più imporre una volontà esterna, che sia una volontà di un governo di Roma, che sia la volontà di un governo di Bruxelles, che sia la volontà di un governo di New York, poco importa. Sono sempre volontà esterne alle nostre. Noi decideremo in sede locale, tra persone che si conoscono, quegli ambiti che riguardano quelle tali persone. Quindi ci sarà una libertà che non c'è mai stata finora. Quello che dobbiamo fare è appunto mettere in contatto tutte le persone coscienti, perché questo crea un campo energetico, un campo mentale nell'inconscio collettivo, chiamiamolo un campo morfogenetico, che rende più semplice agli altri poi la presa di coscienza. Certo, E le tappe, ecco, importantissimo. le tappe, secondo te per avvicinarsi a questo, quali sono? Cioè, che cosa, potrebbe accadere nei prossimi mesi, nei prossimi anni per È arrivare a un questo obiettivo? processo organico come la crescita di un seme. Il seme va nel terreno e non succede praticamente nulla. Poi comincia a germogliare, poi la pianta comincia a prendere energia dal sole, crescerà sempre più in fretta. Il principio è un principio naturale. Noi siamo un piccolo gruppo di persone che hanno preso coscienza. Cerchiamo di coinvolgere altri, diventeremo sempre di più, costruiremo delle strutture nostre e pian pianino prenderemo in mano la situazione togliendo il potere a quelli che ce l'hanno. Però dobbiamo crescere in maniera organica, pian pianino, semplicemente facendo saltare la scintilla sociotrofica da una mente all'altra, contagiando altre menti. Quando il numero poi farà la forza. Già. E soprattutto anche l'esempio dato da tutto questo, l'esempio ad altri sarà fondamentale, cioè gli altri vedranno Cresce, e. più diventa visibile, più diventa da esempio e più persone vorranno poi aggregarsi, perché è chiaro, noi abbiamo la risposta all'anelito del cuore di ognuno. Esatto. È molto affascinante, è molto affascinante e insomma, tutti la. Bisognerebbe esaminare in dettaglio ogni piccolo particolare per avere il quadro generale. Quando poi emerge il quadro generale, uno dice: wow, un nuovo mondo è lì a portata di mano, basta farlo. Sì, ed è per questo che consiglio appunto l'introduzione alla sociosofia, che è proprio. È un libro eccezionale e molto piacevole da leggere che, proprio come ha detto Mario, no? Man mano che leggi e che scorri i capitoli, wow! Per quello mi sento Infatti, veramente onorato di aver potuto curarne la pubblicazione e addirittura scriverne la prefazione. ma Cosa, sei scusa? addirittura merito tuo che è nato. Vabbè, dai, Infatti, diciamo. alcune persone che l'hanno letto e che ci hanno scritto in questi mesi, ce l'hanno presentato come, cioè non il solito libro, ma non perché voglio ovviamente minimizzare tutti quelli che descrivono la realtà, ci mancherebbe, no? È un po' quello che diceva Mario all'inizio. Però mi hanno detto, questo è veramente un libro decisivo, cioè un libro che ti cambia veramente in pratica, oltre a descrivere quelli che possono essere i mali di partenza. E quindi mi hanno molto sottolineato questo aspetto. E quindi sono rimasto colpito e poi da lì ho iniziato ad approfondire partendo proprio da questa sorta di compendio al quale ha collaborato anche Tom. Ho letto in un'intervista a Mario che ti sei occupato, e questa è una cosa immagino parallela, ma può essere interessante da spiegare un attimo, ti sei occupato anche di un personaggio molto controverso che è Calergi. Ci puoi dire qualcosa? Calergi è una delle rotelle dell'ingranaggio. Lui era un
piccolo nobile austriaco il cui padre era il rappresentante dell'impero alla corte di Tokyo, dove lui è nato in questo ambiente esclusivo, e ha concepito delle teorie abbastanza cervellotiche che però andavano a puntino per quello che era la cupola di potere: mescolare i popoli, distruggere la natura sostituendola con la tecnologia, creare degli individui spaesati, cioè esattamente quello che la cupola voleva per poter realizzare il suo piano di dominio mondiale. Quindi ha abbracciato subito le teorie di Calergi, e Calergi è diventato una delle colonne portanti di quello che è il progetto per il nuovo ordine mondiale voluto dai banchieri. Ma non è che abbia in sé una grande importanza, la loro agenda c'era già prima e lui ha soltanto teorizzato alcuni aspetti che poi hanno messo direttamente in pratica. Adesso c'è anche il premio Calergi, Eh un sì, premio eh sì. intitolato a Calergi che viene assegnato. È stato assegnato, non so, a Van Rompuy, alla Merkel. Lui teorizzava di eliminare gli stati indipendenti dell'Europa e fonderli in un'unica unità e mescolare i popoli creando una nuova razza ibrida di euro-afro-asiatica. Aveva delle teorie abbastanza astruse. Quello che a me piace meno di tutte è che diceva che la natura è nemica e deve essere sottomessa, e che Insomma. quindi era un grande fautore di tutte quelle tecnologie violente che il sistema industriale militare sta utilizzando, e gli andava a puntino proprio. Quindi naturalmente hanno istituito un premio intitolato a lui. Vogliamo salutare Mario, lasciandoti così anche un parole in libertà, come messaggio finale per chi ci ascolta, per la vita di chi ci sta ascoltando, un messaggio a cui tieni la Le diffusione. parole finali, io potrei aggiungere solo le parole finali anche del manifesto, che Sì. sono le parole finali del Ramayana: che ognuno possa essere libero dalle preoccupazioni. E questo lo possiamo solo raggiungere, uno stato dove ognuno possa vivere tranquillamente, se mettiamo i nostri sistemi in armonia con la natura. E per fare questo abbiamo bisogno del buon senso, cioè della sociosofia. Fantastico. Io ringrazio tantissimo Mario Asman. Ricordiamo allora questo libro che ha visto l'introduzione di Tom Bosco e No, quindi no, la la prefazione io. prefazione, scusami. Il libro è l'introduzione L'introduzione. alla Ho fatto sociosofia. confusione tra le introduzioni. La Non ti preoccupare. prefazione. La prefazione di Tom Bosco, introduzione dunque alla sociosofia, quindi cercatelo perché ne vale veramente la Verde pena. Chiaro Edizioni, è abbastanza Verde facile Chiaro da trovare. Edizioni. È uno dei libri più importanti che potrà mai capitarvi di leggere. Non lo dico soltanto per fare pubblicità o per cioè non lo dico per questo, lo dico proprio perché o perché ne sia stato coinvolto. Anche se solo mi fosse capitato in mano e lo avessi letto da profano, direi esattamente la stessa cosa. È uno dei libri più importanti e significativi che a chiunque può capitare di leggere in questo momento storico così travagliato, in Italia e nel mondo. Diciamo che leggere questo libro è un atto di amore che ognuno può fare per madre natura, perché impossessarsi di queste informazioni è esattamente ciò che la natura richiede all'essere umano del momento. Mario, grazie di cuore. Grazie Mario.